Nel caso di Salù, con la sicurezza di una famiglia comunque unita e capace di cura. Sempre nella prima parte è messa in evidenza la solitudine in una grande città, l'indifferenza e la crudeltà degli adulti. La seconda parte invece è dominata dai tormenti del giovane alla ricerca delle proprie origini. Profonde le emozioni e i sentimenti che danno a questo giovane proprio la carica e la forza necessarie per intraprendere il viaggio più intenso e importante della sua vita. Una forza impressa anche nel suo nome. Saru vuol dire proprio leone. Il film ha sicuramente un taglio umano. Il dolore, la paura, la fame, lo smarrimento sono resi in modo autentico, direi struggenti, reali. Bravissimo è il bambino, l'attore di 5 anni, e bravo comunque Dev Patel, che interpreta Saru da grande. È un molto noto di vari bei film sulla realtà dell'India, a partire dal famoso, forse molti l'avranno visto, The Millionaire. Bella anche l'interpretazione di Nicole Kidman, la madre adottiva. Finalmente un ruolo vero e intenso. Quindi un bel film, non so se qualcuno dei presenti oltre Luciano l'ha già visto, e comunque sicuramente un buon film da andare a vedere. Ci andremo sicuramente. Perfetto. Bene, ringraziamo Anita per questa sintesi sul film che è stato molto bello e naturalmente salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo per diciamo, la fedeltà che ci dimostrano e ci diamo appuntamento per una prossima trasmissione. Generalmente ormai facciamo sempre le nostre 2 settimane e quindi manterremo comunque una cosa, manterremo proprio come omaggio, diciamo, per tutto questo periodo, sempre manderemo sempre un pezzo su Bauman perché siamo veramente legati a questa sua ricerca e a quanto ci ha dato in tutti questi anni e ci ha permesso di capire una realtà che altrimenti appunto ci avrebbe non solo sconvolto, ma non avremmo assolutamente saputo interpretare se non avessimo avuto le coordinate che lui ci ha saputo fornire. Quindi lo ringraziamo, quindi con questi omaggi che continueremo a fare sulla sua opera. Tra l'altro uscirà un libro postumo credo a settembre, sulla Terza, che poi è la sua casa di riferimento, In diciamo. Italia. Va bene, quindi anche sia Oreste sia Marco, Soprattutto Massimiliano che ha Massimiliano, dimostrato il una certa regista. agilità da fonico, che non ci aspettavamo. Niente, ci rivediamo. E vi salutiamo con l'ultimo pezzo musicale, Allah Elohim, con Shahyeh Benzur, Johnny Greenwood del Rajasthan Express. Solo qualche nota, Johnny Greenwood dei Radiohead, durante una sua visita in India, nel Rajasthan, è entrato in contatto con alcuni artisti locali, in particolare con il cantante e chitarrista Shahyeh Benzur e con il complesso di fiati Rajasthan Express. Dopo questo incontro la decisione è stata più che immediata, registrare subito un album. E volete sapere la sala di registrazione? Facile, niente po' di meno che uno degli innumerevoli palazzi imperiali mogul del Rajasthan. E così, in 3 settimane di intenso lavoro, è uscito nel 2016 questo incredibile lavoro dal titolo Junoon, Allah Elohim. È la terza traccia del secondo disco ed è una delle tante tracce spirituali presenti in questo doppio CD. Quindi lo sentiamo e con questo vi salutiamo. Mi aggiungo anche io ai saluti, diciamo, anche in questo caso stiamo parlando di un paese che sarà toccato dal progetto One Belt, One Road. Bene. Alla prossima.